Smart Building Expo. Si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione di Roma Innovation Hub, questo importante appuntamento organizzato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali per l'anno prossimo. Un evento che finalmente chiama a raccolta in modo sistematico e programmatico i periti industriali e i periti industriali laureati. Nell'avvicinamento a questo evento del settembre 2022, un ruolo fondamentale viene esercitato da Ancitel, ente energetico che affiancherà il CNPI in 6 appuntamenti di preparazione al grande evento dell'anno prossimo. Ecco, abbiamo la possibilità di scambiare 2 battute con Giuseppe Rinaldi, che è consigliere all'interno di Ancitel Energia, e vogliamo innanzitutto chiedere, dottor Rinaldi, qual è il polso della situazione che lei ha captato all'interno di Smart Building Expo? È di grande interesse, di grande fermento, devo dire, mai come in questo periodo le professioni, le tecnologie, si parla di città smart, di smart building, e finalmente si prova, si inizia concretamente in tutto il paese a diffondere, a concretizzare queste iniziative. Quindi credo che un appuntamento come questo di Milano sia un altro importante tassello per fare in modo che tutte queste belle enunciazioni di principio che ritroviamo nelle norme europee e nazionali trovino un'applicazione pratica grazie alle competenze, alle professionalità degli ordini, dei tecnici, ma anche delle aziende che devono accompagnare questo processo. Noi, come diceva lei, lavoreremo insieme al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, insieme al GSE, insieme a Federesco, insieme ai condomini, a tutti coloro che possono portare il loro contributo per costruire questo percorso fino ad arrivare alla grande convention di Roma. Il tema sarà quello delle comunità energetiche. L'obiettivo è portare qualche cosa di concreto nei territori. Noi, come ANCI dell'Energia e Ambiente, contiamo di portare i tanti piccoli e piccolissimi comuni italiani che possono costituire un grande motore di traino di queste iniziative, perché vedete, magari una grande città ovviamente ha le prese con ben altri problemi. Il sindaco di un piccolo comune può diventare un po', passatemi il termine, il capocondomino di quella realtà, e quindi fare lui da supporto ai suoi cittadini perché mettano in campo queste politiche per rendere queste città più smart. Vedete, questo dal nostro modesto punto di vista si inserisce in un discorso più ampio, che è anche quello di evitare che questo paese sia sempre più un paese a due marce, con le aree interne che soffrono sempre di più e con le aree metropolitane invece che vanno sempre più avanti. Ecco, anche attraverso l'innovazione, anche attraverso le comunità energetiche, anche attraverso questi processi di smart city, crediamo che si possa contribuire a costruire un paese, diciamo, più equilibrato. Grazie, dottor Rinaldi, e arrivederci.